Con il taglio della treccia di mozzarella di bufala di 30 kg da parte del patron della kermesse Attilio Astone, insieme al sindaco di Eboli Martino Melchionda, al senatore Alfonso Andria, allo chef stellato Paolo Barrale, all'esperto del settore Maurizio Paolillo e al presidente di Intertrade Salerno Enzo Galiano, ha preso il via Pianeta Bufala, la kermesse enogastronomica della mozzarella in piazza della Repubblica ad Eboli. Di solito eravamo abituati a una treccia lunga, cresceva negli anni, quest'anno è cresciuta nel peso, effettivamente 30 kg, ottima, perché abbiamo visto che veramente l'abbiamo assaggiato, ottima mozzarella. Ci auguriamo che sia l'auspicio per iniziare bene Pianeta Bufala dal momento in cui siamo ritornati ad Eboli nel centro della piazza, quindi la piazza più importante. Saranno 3 giorni da vivere intensamente, per cui ci auguriamo di soddisfare questa attesa. 12 caseifici in piazza che si confrontano non solo nella Piana del Sele ma anche della provincia di Caserta, in attesa che si compia l'atteso gemellaggio dell'oro bianco con i responsabili delle camere di commercio delle due province e dei produttori per la prima volta insieme. Il direttore enogastronomico della kermesse, Raffaele Vitale, spiega. La mozzarella ha fatto la storia della cucina, adesso se ne parla tantissimo, ma le assicuro che io da bambino ho avuto la fortuna di vivere un vecchio caseificio nella Piana del Sele. Ricordo ancora le tinozze di legno, le mozzature a mano, le bufale come ieri e come oggi sono così presenti in questa terra. Fino al 15 giugno nella piazza centrale di Eboli, attività didattico-laboratoriali dal mattino, focus, incontri, degustazioni, cooking show coordinati da Antonella Petitti e animazione fino a sera intervallati da salotti gastronomici e mercatini del gusto e tante curiosità come le stand di Paolo Parisi, produttore di un uovo dalle qualità straordinarie che rivela così il suo segreto in un panino realizzato in esclusiva per la manifestazione. Come mai questo uovo, come mai? Beh, senti, io alla fine, se vogliamo veramente sdrammatizzare, io ho reso legale, commerciale e comunque